Siamo partiti con questa prima batteria di semifinale 5000 metri eliminazione ragazzi femmine, 28 giri. Avremo la prima campana a meno 20 e la prima eliminazione a meno 19 per mancanza di alcune atlete in partenza. Il ritmo è partito già abbastanza concitato, anche se ancora manca qualche giro per la prima eliminazione, ma le atlete vogliono già assicurarsi un posto davanti proprio per non rischiare di finire subito nelle retrovie e quindi rischiare l'eliminazione. Ammonita. Sembra esterno, si prende tutto come se fosse la ammonita anche la numero 241. La prima eliminazione sarà meno 17, quindi salta la prima eliminazione. Eliminata la numero 54. Ecco la campana del meno 16, quindi al prossimo giro c'è l'eliminazione. Importantissimo adesso non rimanere in coda al gruppo perché c'è in ballo l'eliminazione. Oddio. Purtroppo ci sono state delle
saltano delle eliminazioni. Vedremo un attimo come procederà la gara da adesso in avanti. Al momento avremo la prossima campana a meno 8 e la prossima eliminazione a meno 7. Una gara con tanti colpi di scena, purtroppo non sempre piacevoli, anzi. Io voglio la signora, ci vuole più fare? Non è conto. Aiuta qui, però recuperato. C'è lì che aiuta qua. In testa, poi dietro ci sono alcune atlete che si sono staccate, che sicuramente stanno provando a recuperare per evitare l'eliminazione, perché adesso ecco la campana del meno 8, quindi al prossimo giro c'è l'eliminazione del meno 7. Importantissimo non rimanere in ultima posizione. Eliminata la numero 320. Campana del meno 6, quindi al prossimo giro ci sarà l'eliminazione del meno 5. Eliminata la numero 396. Ecco la campana del meno 4. Seconda ammonizione per la numero 241 e si tratta di diffida. 200. Stessa cosa per la 243. La 241 però è in diffida. 171. Eliminata la numero 171. Eliminata la numero 171. Allora la 241 e la 243 sono entrambe in diffida. Eliminata la numero 142. Ecco la campana dell'ultimo giro. Ecco l'arrivo. Ecco partita la seconda semifinale, ragazzi e femmine, 5.000 eliminazione, 28 giri. Prima campana a meno 26, la prima eliminazione a meno 25. Thank you.
meno 26, quindi al prossimo giro eliminazione. E qui la gara è tutta aperta perché il gruppo è abbastanza compatto, fino all'ultimo non sappiamo chi sarà la prima atleta eliminata. Eliminata la numero 71. Campana del meno 24 al prossimo giro. Ancora eliminazione, invece no, perché sicuramente salterà qualche eliminazione. Eliminata la numero 257. Ce l'hai davanti! Davanti ce l'hai! Eliminata la numero 76. Ecco la campana del meno 10, quindi al prossimo giro abbiamo ancora un'eliminazione. La numero 66, quindi salta un'eliminazione. Si è fermata anche la 425, quindi la prossima eliminazione sarà meno 5. Salta ancora l'eliminazione per doppiaggio, si fermi la numero 14. Eliminata la numero 63 per taglio di percorso. Eliminata la 63 per taglio di percorso. 63 si deve fermare. La 63 si deve fermare per taglio di percorso. Campana per l'eliminazione. Campana per l'ultimo giro, intanto si è fermata la 186 ed ecco siamo all'ultimo giro. Giorgio!
Ed ecco che si è conclusa questa gara. Così la vedete le galline, ma non sapete la figlia, la cosa. Vai, vai, vai. È partita la finale 5000 metri eliminazione ragazzi femmine, 28 giri, la prima campana meno 26 e poi si parte subito con le eliminazioni ai giri dispari. Ecco la prima campana, quindi adesso ci sarà un'eliminazione. Chi era lì? Eliminata la numero 482. Ciao Nicky. Ecco la campana del meno 24. Eliminata la numero 326, c'è molto movimento all'interno del gruppo, le atlete non sono calme, se così possiamo dire, tra virgolette, ma c'è molto ricambio, molto movimento, le atlete sono determinate ad accaparrarsi le prime posizioni. Intanto è suonata la campana del meno 22, quindi adesso avremo un'altra eliminazione. Eliminata la numero 254. Eliminazione in corso. La numero 73 eliminata. Era la campana del meno 18, quindi adesso avremo un'altra eliminazione che fino alla fine non sapremo chi è, perché ci sono le atlete che stanno rientrando, che stanno tentando un sorpasso proprio in vista di questa eliminazione, però è eliminata la 243. Adesso il ritmo si è un attimo calmato, è il momento giusto per risalire e tentare di accaparrarsi le prime posizioni. Intanto è suonata la campana del meno 16, quindi ci stiamo avviando verso la seconda parte di gara. Eliminata la numero 96. Intanto questa era la campana del meno 14. Ci aggiorniamo domani. Dove? Eliminata la numero 130.
Alcune atlete stanno risalendo, approfittando sempre del ritmo che è un po' sceso. Era la campana del meno 12, ci stiamo avviando verso la conclusione di questa gara, stiamo entrando diciamo nell'ultimo terzo di gara, adesso il ritmo è tornato un po' ad aumentare perché c'è un'eliminazione in corso. Eliminata per taglio di percorso. Ecco la campana del meno 10, quindi al prossimo giro avremo un'eliminazione, tanto il gruppo rimane abbastanza compatto, tranne in alcuni momenti in cui si allunga perché c'è qualche atleta che prova proprio a staccarsi, ma dietro non mollano, ci sono ragazze che stanno tentando di risalire per evitare l'eliminazione che però colpisce la numero 137, 137 eliminata. Ecco la campana del meno 8. Eliminata la numero 378. Siamo alle battute finali di questa gara, adesso suona la campana del meno 6. Meno 6, quindi al prossimo giro eliminazione. E sarà la terz'ultima eliminazione di questa gara. Eliminazione in corso. Eliminata la numero 151. C'è molto movimento nel gruppo, il gruppo si sta proprio combattendo, le atlete si stanno unendo nel tentativo di evitare le ultime posizioni. Ed è eliminata la numero 138. Mai tagliare sotto. Io lo facevo sempre, puntualmente. Ecco la campana del meno 2, quindi al prossimo giro ci sarà l'ultima eliminazione. Facciamo sentire un po' di calore. Ammonita la numero 62. Un po' di applausi, un po' di tifo per queste ragazze che adesso entrano nell'ultimo giro. Eliminata la numero 230. Facciamo un applauso a queste ragazze, a queste atlete che stanno provando ad allungare fino alla fine senza risparmiare nemmeno un briciolo di energia. Questa era la loro ultima gara per questa Domenico Fosica Roller Race 2021.